per la presentazione delle iniziative di preparazione al corso concorso per dirigenti scolastici di prossima emanazione, incontro promosso da DISAL. Chi vi parla è Ezio Delfino, presidente dell'associazione, presidente nazionale. DISAL è un'associazione professionale di dirigenti scolastici nata nel 2001 che associa dirigenti scolastici statali e di scuole paritarie. L'associazione è nata e realizza proprio la sua iniziativa per difendere un profilo di professione che attinga ad aspetti culturali ed educativi, che sviluppi tutte le competenze professionali a scapito dei figli dei ragazzi per la costruzione di una reale comunità di apprendimento e anche di territorio. Io penso che ciascuno di coloro che sono collegati, che saluto ad uno, ci sono circa 50 persone collegate in questo momento e vi ringraziamo dell'attenzione e della stima che manifestate per questa nostra iniziativa. E mi permetto di accennare due o tre aspetti per cui vale la pena evidentemente mettersi in gioco di realizzare la propria professionalità da quella di docente a quella di dirigente scolastico o preside, che dir si voglia. Beh, innanzitutto uno deve ritrovare in se stesso il gusto e la passione per una professione educativa di cui mai come adesso c'è bisogno nella nostra nazione e in tutto il mondo. Una passione che ciascuno di noi trae da valori, da esperienze, da sensibilità e che trova l'esperienza del preside un moltiplicatore, un moltiplicativo, se così si vuol dire. Si tratta di passare da una gestione di una classe o di qualche classe di studenti a una gestione di gruppi di docenti, di comunità di studenti, per non dire poi anche di quello che è dietro gli studenti, cioè i loro genitori e le comunità territoriali. Quindi occorre come far venire a galla tutta la passione, il gusto per un rapporto educativo che in tanti anni ciascuno di noi ha sedimentato, ha affittato. Una seconda ragione per avviarsi alla carriera professionale del dirigente è quella di mettere a frutto una capacità di relazione significativa, innanzitutto con i docenti, che sono quelli con cui poi si va a lavorare con i ragazzi e con le loro famiglie. E quindi occorre un investimento di tutta la propria capacità di relazione, di ascolto, di sfida anche agli adulti con cui si andrà a lavorare. In terzo luogo c'è anche la prospettiva, facendo i dirigenti scolastici, di contribuire, secondo un ruolo impegnativo importante, alla realizzazione di comunità educative, ma anche di comunità territoriali, di zona, e magari diretti con altre scuole. E infine, per chi come voi comincerà questa carriera, ce lo auspichiamo per tutti, quello di reimparare e sviluppare gli strumenti della professione, la gestione degli organi collegiali, gli aspetti giuridici tecnici, la didattica, i curricula, gli strumenti digitali, in modo tale che tutti questi possano essere veramente a servizio del singolo ragazzo nella sua crescita umana. Fatta questa premessa, lo scopo di questo webinar è quello di darvi delle informazioni su due aspetti. Uno, il contenuto del prossimo bando di concorso per dirigenti scolastici. Secondo, quello di darvi informazioni sull'attività di formazione che DISAL promuoverà proprio per coloro che intendono prepararsi e frequentare, poi speriamo, il corso previsto. Sono con me due altre persone che interverranno, la dottoressa Feliciana Ciccardi, che è la responsabile formazione per il concorso a preside dell'associazione DISAL, e il professor Roberto Pellegatta, che poi vi darà delle informazioni anche di tipo organizzativo e pratico,
rispetto al nostro corso. Io ho il compito di introdurre brevemente lo schema di decreto che è stato recentemente approvato dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che si è radunato ieri mattina e dal quale abbiamo avuto l'informazione che adesso vi offro. In generale, il modello di concorso prevede, come sapete, una prova preselettiva, la quale verrà stabilita se il numero di iscritti sarà superiore rispetto a una certa soglia, che troverete nel decreto che poi vi darò informazione e sarà pubblicato sul nostro sito. Superata la prova preselettiva, il candidato entra a far parte proprio del vero e proprio concorso, che prevede appunto una prova scritta e una prova orale, alle quali, se si superano le stesse, segue un vero e proprio corso di formazione dirigenziale e un tirocinio. Il corso di formazione dirigenziale si articola in 2 mesi di formazione generale, che hanno la durata di 240 ore, e 4 mesi di tirocinio, cioè di pratica proprio di esperienza di direzione di scuola, della durata di 4 mesi, con dei momenti di formazione su alcuni moduli formativi. Ovviamente, terminato il corso di formazione dirigenziale, il tirocinio stesso, c'è una seconda prova, un secondo colloquio, fatto con una commissione diversa da quella che ha consentito la prima parte del corso, superata la quale, unitamente ai titoli che il candidato avrà presentato, verrà emanata una graduatoria generale di merito, quindi composta dai punti conseguiti durante il corso concorso e i titoli. Questa graduatoria generale di merito sarà quella dalla quale verranno collocati poi successivamente nelle posizioni dirigenziali i presidi sulla base del numero di posti che sono stati attribuiti dal Ministero. Questi non entro nel merito di ulteriori informazioni, perché sul nostro sito disal.it troverete sia lo schema di decreto di cui vi sto parlando, e sia una breve scheda con tutte le caratteristiche, i punteggi, le tempistiche, le qualifiche che occorre avere per avere l'accesso alla prova preselettiva. Vi dirò solamente che la prova preselettiva, se verrà emanata, ma è probabile di sì, avrà una caratteristica diversa dal precedente concorso, cioè ci saranno 100 quesiti a risposta multipla, con una serie di caratteristiche sulla base delle risposte giuste, errate o nulle. E superata la prova preselettiva, evidentemente poi comincia la fase di corso vero e proprio. La seconda cosa è che i corsi di formazione di cui parlavo prima verranno svolti a livello regionale e saranno guidati, la loro organizzazione sarà coordinata dalle università, con la collaborazione anche di personale dell'amministrazione della scuola, quindi dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi con determinate caratteristiche, e il tirocinio verrà svolto nelle scuole e il tutor di ciascun candidato in prova, diciamo in prova di tirocinio, sarà un dirigente scolastico, e al momento pare che non saranno svolti questi tirocini nelle scuole di reggenza, ma in scuole dove il dirigente medesimo è titolare in servizio. E queste quindi sono le prime, come dire, caratteristiche del corso. Per quanto riguarda la prova preselettiva,
non è ancora sicuro se verranno pubblicati precedentemente alla prova preselettiva l'elenco, il database di tutti i quesiti da cui verranno attinte le prove, cioè i quesiti medesimi, oppure se non ci sarà questo tipo di conoscenza preventiva. La cosa sicura è che molto probabilmente, diciamo così, tutti i candidati in tutte le regioni svolgeranno in contemporanea la prova preselettiva, utilizzando in contemporanea, così pare, la stessa tipologia di quesiti. Cioè, mentre in precedenza era stato svolto una serie di quesiti che venivano generati, autogenerati dal sistema, una proposta che è emersa dal Consiglio nazionale è quella di far sì che contemporaneamente vengano pubblicati sullo screen del PC del candidato la stessa tipologia di quesiti, ovviamente con delle possibilità di risposta multipla. E sono suggerimenti, spunti che il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha offerto al Ministro, diciamo così, allo staff del Ministro. Ora si tratterà di vedere se sono proposte accolte o meno. E questo lo si potrà sapere solo dal bando di concorso. L'altra cosa è che nello schema uscito dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione c'è un'aggiunta di un argomento tra quelli che fanno parte dell'elenco che quindi converrà, per quanto mi riguarda, verificare e controllare. Sia le prove di preselettiva, sia poi le prove della prima fase del corso concorso hanno come oggetto lo stesso elenco di argomenti e sono quelli su cui, come verrà detto dopo, l'associazione DISA predisporrà le prove di diciamo il corso di preparazione. Come ho detto, le cose principali. Aggiungo solo che per quanto riguarda le eventuali tempistiche dell'emanazione del concorso, non abbiamo notizie certe se non quelle pubblicamente affermate dal Ministro, cioè l'intenzione di emanare il bando di concorso entro l'estate. Questa è l'intenzione che abbiamo raccolto anche noi dagli uffici ministeriali. Ed è quello che noi, da un certo punto di vista, auspichiamo, in modo che le prove vengano svolte il più celermente possibile e il più presto possibile ci siano presidi titolari in carica. Ci sarà ancora probabilmente un passaggio, credo, del Consiglio di Stato per quanto riguarda questo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e poi il bando avrà la forma di un decreto ministeriale firmato dalla Ministra Fedeli, previo un passaggio nel Consiglio dei Ministri. Do la parola alla dottoressa Feliciana Ciccardi per altre informazioni sul nostro corso di preparazione. Bentrovati a tutti e a tutte. Qualche anticipazione vi è stata data dal presidente Delfino. La nostra associazione ha già attivato nel mese di marzo un percorso di preparazione al concorso che adesso illustrerò brevemente, che poi potete trovare comunque sul nostro sito in tutti i dettagli. È un corso di preparazione che vuole aiutare ad acquisire conoscenze utili per superare le prove, ma anche modalità di studio, di lavoro di cui parlerà successivamente il collega Pellegatta. La nostra proposta si articola in due fasi.
La prima fase riguarda la preparazione alla prova di preselezione della prova scritta. Perché queste due prove sono unificate? Perché le tematiche che sono previste, di cui sono previste le conoscenze per la prova preselettiva e per la prova scritta sono le stesse. Sono le stesse e si possono trovare ad oggi all'articolo 10 del bando di concorso, di cui dopo parleremo un attimo. La prima fase comprende quindi un corso residenziale intensivo di approfondimento di tutte le tematiche previste per il concorso, che come è stato detto prima erano 8, adesso sono diventate 9. Bisognerà vedere se poi questa determinazione passerà definitivamente. Quindi questo corso residenziale intensivo, che è già stato fatto a Bologna nel mese di marzo e che si potrà replicare, offre delle conoscenze non in pillole, ma delle conoscenze che vengono strutturate e organizzate in una rete di conoscenze di connessioni attraverso dei relatori molto qualificati che aiutano ad orientarsi nel mare magnum delle proposte anche editoriali eccetera che riguardano queste tematiche. Come vedremo, le tematiche sono molto molto ampie e anche molto impegnative. Sempre la prima fase prevede l'accesso telematico alla piattaforma formativa DISAL che consente di accedere a schede tematiche, bibliografie, materiali per lo studio, biblioteche informatiche di testi, acquisto agevolato di testi. Un utilizzo gratuito dei servizi DISAL e un servizio personalizzato di tutorato a distanza in piattaforma con l'assegnazione di un'assistenza personale e l'utilizzo di un forum di confronto. Per coloro che superano la prova preselettiva è prevista la partecipazione ad un gruppo di tutorato regionale per la preparazione alla prova scritta, con un minimo di 5 candidati, per l'analisi e la correzione di prove, 2 incontri regionali per gruppo, di 3 tracce di elaborato e 3 tracce di risoluzione di un caso a cura di dirigenti scolastici esperti. Durante il corso intensivo e nel lavoro a distanza, i corsisti possono acquisire gli elementi fondamentali per affrontare le prove, avvalersi dell'aiuto di un esperto per la fronte e la compilazione del test, acquisendo un metodo efficace, un approccio, suggerimenti tecnici e tempi che noi abbiamo previsto ad esempio nel seminario intensivo di Bologna. Cioè abbiamo dato proprio delle indicazioni concrete di come affrontare un test. Potranno simulare ancora la prova di preselezione e verificarne gli esiti. Quindi utilizzare la piattaforma www.formazionedisal.eu che presenta un'ampia varietà di materiali di studi e suggerimenti pratici con accompagnamento di un tutor a distanza e avvalersi di un aiuto di un tutor per la fronte della prova scritta acquisendo un metodo efficace. La fase 2 invece riguarda la preparazione alla prova orale. Per i candidati che superano ovviamente la prova preselettiva e la prova scritta viene proposto un percorso di accompagnamento alla prova orale che avrà inizio immediatamente dopo gli esiti della selezione. La fase 2 comprende per la prova orale gruppi di tutorato regionali e interregionali coordinati da dirigenti scolastici esperti con assistenza online e con 2 incontri in presenza per l'analisi dei temi e la simulazione di colloqui. La piattaforma
suscitata www.formazionedisal.eu, con accesso riservato a strumenti di studio, materiali, biblioteca digitale ed un forum di consulenza e assistenza personale a distanza. Preparazione alla prova di lingua straniera su specifica richiesta dei gruppi di candidati. È possibile anche aderire a un percorso online per chi non potesse frequentare direttamente. Per chi lo desidera, quindi, si potrà optare per un percorso di preparazione unicamente integralmente online attraverso la piattaforma citata precedentemente. Agli iscritti a questo percorso verranno garantiti l'accesso telematico fino allo svolgimento della prova orale, alla piattaforma formativa DISAL con schede tematiche, bibliografie e materiali per lo studio, biblioteche informatiche di testi e acquisto agevolato di testi, l'utilizzo gratuito dei servizi di DISAL fino allo svolgimento della prova orale, un servizio personalizzato di tutorato a distanza in piattaforma con l'assegnazione di un'assistenza personale e l'utilizzo di un forum di confronto. Inoltre, per chi si iscrive a percorso sia in presenza che online, è consentito l'utilizzo del simulatore EDISES per la prova selettiva. Ci permettiamo di sottolineare che è molto importante esercitarsi su questo tipo di strumentazione, perché è come dire, abbastanza uno strumento desueto nella carriera, nelle procedure, nell'utilizzo di strumenti della professione docente, e più si prova, si riprova, eccetera, eccetera, con una correzione automatica, più si riesce a capire quali sono i propri punti deboli e dove si deve, come dire, incrementare il proprio studio e le proprie attività. È stato fatto, come dicevo prima, già un seminario intensivo a marzo a Castel San Pietro in provincia di Bologna, è stato un corso residenziale che è durato dal venerdì alla domenica, che ha preso in considerazione, grazie a dei relatori espertissimi e veramente efficaci, le tematiche previste dal bando. Prima erano 8, adesso sembra debbano diventare 9, ma si tratterà di vedere se poi questo passa definitivamente nel decreto. Queste tematiche sono prese pari pari dalle sezioni che prevede l'articolo 10 del bando di concorso, che riguardano, cito solo alcuni per non, l'organizzazione del lavoro e gestione del personale scolastico nel profilo del dirigente scolastico, diritto civile amministrativo, obbligazioni giuridiche, responsabilità civili e penali tipiche dei dirigenti scolastici. Cito solo questi due perché sia, come dire, si sia consapevoli dell'impegno e della, come dire, e della pregnanza di queste tematiche, che sono veramente un mare magnum di conoscenze che vengono richieste e che potranno essere come dire, previste nelle prove sia preselettive ma anche nella prova scritta attraverso le famose 5 domande a risposta aperta. Passo la parola a professor Pellegatta. Buongiorno a tutti, bentrovati. Il mio compito è solo quello di dare alcune indicazioni e suggerimenti sulla preparazione. Baso queste indicazioni sull'esperienza fatta. DISAL ha
preparato per diversi anni candidati ai concorsi, a cominciare già dal 2001, e tutte le esperienze che abbiamo vissuto sono state esperienze interessanti e significative. E il nostro modello di preparazione è abbastanza particolare, che sicuramente offre anche la possibilità di utilizzare strumenti online, ma che si basa soprattutto sul rapporto in presenza, è un modello che ha avuto successo e ha funzionato. Perché? Innanzitutto perché il modello si basa sulla possibilità di un confronto costante tra candidati. La costituzione dei gruppi regionali, sia per la preparazione delle prove scritte che per le prove orali, non è semplicemente un artificio, è una metodologia, un metodo che ha dato frutti. Il confronto reciproco, lo scambio, anche a distanza certo, ma nelle riunioni periodiche del gruppo regionale con il tutor, è stato un elemento fecondo rispetto alla modalità di approccio alla prova scritta e alla prova orale. E di conseguenza su questo aspetto di metodo contiamo molto. La seconda osservazione sulla preparazione è che, visto l'impegno che appena prima è stato ricordato, è opportuno non attendere l'emanazione del bando per iniziare la preparazione. La preparazione è meglio che sia una preparazione diluita, lunga, sistematica, tesa a costruire uno schedario di argomenti di cui ci si appropria col tempo, e utilizzando una base certa e poi ampliando gli approfondimenti laddove la base certa utilizzata non sia necessaria. Come DISA proponiamo come base certa della preparazione il famoso manuale curato da un nostro socio, Giuseppe Mariani, che ha avuto grande successo nel concorso del 2011 e intitolato Il dirigente scolastico, pubblicato da Edises, la cui presentazione voi potete trovare praticamente sul nostro sito. Il manuale è completo su tutta la problematica del concorso e gli approfondimenti ulteriori potranno essere suggeriti sia nel nostro seminario di preparazione che sui materiali del sito che offriremo, ma il punto di partenza rimane certo, perché in quel testo abbiamo praticamente la presentazione completa di tutte le problematiche che poi verranno chieste. Il terzo suggerimento che do, riprendendo un'osservazione già anticipata dalla dottoressa Cigardi, è l'attenzione al metodo della prova preselettiva. Mentre la prova scritta, diversamente dal tradizionale tema dei concorsi precedenti, o dal saggio breve, o dall'esercitazione, prevede, come per il concorso docenti, 5 quesiti con risposte aperte, ci si dovrà quindi preparare alla sintesi e alla proprietà delle risposte, la prova preselettiva invece prevede il sistema di test. A questo sistema di test occorre allenarsi. Non c'è modo migliore di allenarsi che utilizzare frequentemente il simulatore che abbiamo pubblicato sul sito e che quindi permette di approcciarsi a questa metodologia. Comunque, nel seminario che verrà poi alla fine di questo incontro annunciato, che terremo a Napoli probabilmente a metà settembre, in questo seminario daremo anche spazio specifico anche a una serie di indicazioni metodologiche di affronto dei test e in modo specifico in cui affrontarli. Questo per quanto mi riguarda. Adesso eventualmente spazio, se volete, alle vostre domande, utilizzando la casella che vi è stata indicata, feliciana.cicardi@gmail.com, ricordando inoltre che tutte le informazioni di oggi, ulteriori aggiornamenti, come già stato detto, li potrete trovare cliccando sullo specifico banner del sito di DISAL, concorso dirigenti. In quella pagina potete trovare tutti gli aggiornamenti necessari. Stiamo verificando se ci sono pervenute domande. In particolare una ci chiedeva già se veniva confermato un seminario di DISAL per il Centro Sud Italia. Il presidente Delfino mi conferma appunto di darvi ogni volta questa conferma. Noi intendiamo fare questo seminario preparatorio per la prova selettiva e la prova scritta
con particolare attenzione alla preselettiva, a Napoli nel terzo weekend di settembre, in particolare appunto 17 di settembre. Se ci sono 15, 16, 17 settembre. Il programma dettagliato lo potete trovare sul sito. Stiamo verificando se ci sono altre richieste. C'è qualcuno che ha fatto domande invece rispetto agli argomenti. Prima è stato detto che appunto nella seduta del Consiglio Superiore di ieri gli 8 argomenti del precedente bando sono stati allungati a 9. C'è stata un'introduzione di un argomento che riguarda le attività di gestione in relazione al piano triennale di offerta formativa, al RAF e al piano di miglioramento. Ovviamente si dovrà tener conto di questo ampliamento, anche se si tratta sempre di uno schema di decreto, bisogna poi aspettare la pubblicazione effettiva. Vediamo se ci sono eventualmente altre richieste. Ecco, se non ci sono altre richieste, direi eventualmente, chiederei al Presidente di concludere il nostro collegamento e dando poi tutti gli impegni di attenzione e consulenza che noi daremo ad ognuno degli iscritti al webinar di oggi, manderemo le indicazioni opportune per queste informazioni. Prego. Visto che non adesso è arrivata una domanda, ma a cui rispondiamo immediatamente, volevo solo aggiungere, visto che ci rimane un attimo di tempo, che le tematiche che sono previste dal bando sono veramente il mare magnum della conoscenza tecnica, amministrativa, pedagogica, un po' meno pedagogica devo dire questa volta. E quando è stato fatto il seminario a Bologna, così riporto un commento, un sentore, le tematiche che riguardavano in qualche modo gli ambienti per l'apprendimento e la valutazione sono sembrate più chiare, più precise, più facili perché, come dire, sono problematiche che anche in una professione docente si affrontano. In realtà queste tematiche sono state affrontate nel seminario di Bologna dal punto di vista del dirigente scolastico, cioè il cambiamento di ottica che si deve fare è proprio quello di pensarsi dirigenti nei confronti delle tematiche che vengono presentate. Perché come docenti ciascuno di voi è ovviamente preparatissimo, anzi forse più di quello che pretende e prevede il Ministero. Ma sicuramente dobbiamo pensare, l'ambiente per l'apprendimento, cosa significa preparare questo e avere a che fare con questo da parte di un dirigente? La valutazione cosa significa per un dirigente? Ecco, quindi tutte le tematiche sono, come dire, da precisare, e così è stato fatto nel seminario, da questo punto di vista, per orientare maggiormente i corsisti a ad affrontare, a spiegare e a rispondere come se fossero già dirigenti. Questo è un'ottica e uno sguardo che bisogna, come dire, acquisire anche mentre si studia. Sono pervenute altre domande per quanto riguarda l'utilizzo del simulatore per la prova preselettiva, l'utilizzo può essere fatto dalla piattaforma che è stata ricordata, formazionedisa.eu, la registrazione richiesta è solamente dei propri dati, senza nessun'altra necessità. Per quanto riguarda i costi, ricordiamo che praticamente
tutto il costo potrà essere coperto dalla carta del docente e le informazioni più dettagliate per le singole fasi le trovate sullo stesso sito. Stiamo vedendo se esistono altre richieste. Mi pare che non abbiamo avuto, tranne un solo caso, a quanto pare, tra tutti i collegati, difficoltà nella nostra comunicazione. Mi auguro che tutto sia stato sufficientemente chiaro. Non volevamo dilungarci troppo per evitare, praticamente, non solo di annoiarvi, ma semplicemente di non eccedere nelle informazioni e non rubarvi troppo tempo. Scusa. Dire che siamo scusate, se poi ripensandoci, andando sul sito, sul nostro sito per vedere i percorsi e quant'altro, eccetera, vi sorgessero domande o quesiti, potete inviare una mail a concorso2016@disal.it, non utilizzando più questa mail perché questa serve per il nostro collegamento, riceverete risposta in brevissimo tempo, d'accordo? Nel compito di concludere questo collegamento, intanto ringraziandovi della fiducia e della disponibilità con cui ci avete ascoltato, scusandoci anche di qualche limite, diciamo, nel collegamento tecnico, ma è un modo, se apparentemente impersonale, però per iniziare una relazione di collaborazione, di amicizia professionale e di coinvolgimento tra noi e voi, e ci auspichiamo anche a breve un coinvolgimento professionale nell'avventura della dirigenza scolastica. Qualche informazione conclusiva. Se il bando, come auspichiamo, venisse messo entro l'estate, come è stato affermato dalla Ministra, noi proporremo un seminario di preparazione che avrà data il 15, 16, 17 settembre a Napoli. Ripeto, 15, 16, 17 settembre a Napoli, di cui daremo evidentemente informazioni sul sito. Qualora per qualche motivo la prova preselettiva dovesse accadere prima di quel periodo, aggiorneremo o meno la data di questo seminario di preparazione. La seconda informazione e che potrete eventualmente comunque aderire alla nostra proposta formativa anche online, come è stato riferito, quindi escludendo l'ipotesi del seminario intensivo in presenza, accedendo quindi all'altro modello di formazione completamente online. La terza informazione è che vi invitiamo a seguire il nostro sito disal.it, che ha una casella in evidenza che aggiorna continuamente la situazione del concorso per la dirigenza statale. Un altro aspetto è che i docenti potranno utilizzare la carta docenti per coprire il costo dell'iscrizione al nostro corso di preparazione. Disal è un ente qualificato alla formazione e quindi siamo presenti sulle piattaforme della carta docenti. Potrete scaricare il voucher per la copertura della spesa e dei costi del nostro corso di preparazione. Da questo punto di vista interpreto magari qualche domanda che potrebbe arrivare. È evidente che qualunque preparazione ha un costo. I costi della nostra associazione sono evidentemente molto contenuti e ben calibrati, conoscendo così anche le difficoltà e l'impegno degli eventuali aderenti. Però è un costo che va letto come investimento, non solamente come
così un tentativo, ma come un investimento per approssimarsi al raggiungimento di un risultato significativo, che è quello innanzitutto del superamento della prova preselettiva e poi delle prove che ne seguiranno. La casella a cui chiedere informazioni email è già stata detta, la riferisco ancora: concorso2016@disal.it. Questo anno che compare nell'email, che ormai è un anno che ci sta alle spalle, vi ricorda che Disal è già da più di un anno che appunto prepara, organizza, realizza momenti formativi proprio in vista del concorso che, come sapete, doveva essere già bandito nello scorso anno scolastico. L'ultimo passaggio che vi consegno è che le materie che trovate nello schema di decreto che pubblichiamo sul nostro sito, anche già online, sono materie che raccolgono argomenti di tipo giuridico, amministrativo, gestionale e dell'organizzazione di ambienti di apprendimento. Non sono argomenti prettamente pedagogici o legati alla conoscenza delle singole discipline che vengono insegnate a scuola. È tuttavia molto importante che chi si prepara a questo concorso metta a fuoco le competenze pedagogiche, le esperienze educative, le consapevolezze formative che hanno sostenuto e che sostengono la propria carriera di docente, perché comunque avere una matrice, e questa matrice di tipo culturale, pedagogico e didattico, e questa matrice usarla anche per attraversare le discipline oggetto del concorso è un'avventura che aiuta molto di più a creare sintesi, a creare memorie e anche a creare legami tra i vari argomenti, talvolta un po' aridi o non facilmente praticabili. E questo è anche, lo dico perché questo è anche il nostro tentativo e anche la caratteristica della nostra associazione. Vi invito infine a frequentare il nostro sito, non solo nella casella dedicata al concorso, ma anche in tutte le sue voci, perché essendo aggiornato quotidianamente potete così seguire anche il dibattito, gli approfondimenti, le novità normative e soprattutto, e a questo vi invito concludendo, anche i momenti di formazione che ancora in questi mesi e soprattutto poi nella ripresa dell'anno scolastico Disal organizza in tutte le regioni italiane, e quindi potrete conoscere direttamente i nostri associati, le persone che con noi si sono coinvolte in questa avventura associativa direttamente nei vostri territori, i presidenti regionali, così come altri colleghi dirigenti scolastici. Vi auguro un buon fine anno scolastico e attendiamo evidentemente l'uscita del bando e speriamo, quindi lo attendiamo, di incontrarvi di persona in queste occasioni di formazione. Buon fine anno e buonasera a tutti. Grazie per questo evidente, poi non ci vediamo. Posto.